L'adorazione dei magi è un'opera di Denis Calvert, pittore originario di Anversa, che nella seconda metà del Cinquecento, come molti altri artisti fiamminghi del suo tempo, venne in Italia per studiare i capolavori dei grandi maestri italiani, come ad esempio Raffaello, Michelangelo o Leonardo. Dopo il suo soggiorno a Roma, avvenuto nel 1572, Calvert si trasferì a Bologna, dove ebbe grande fortuna artistica e dove aprì una bottega che nel tempo vantò più di 100 allievi, fra i quali nomi che ebbero notevole successo artistico, come ad esempio Francesco Albani, Domenichino e perfino Guidorini. Nelle opere di Calvert si può notare come egli riuscì a coniugare le caratteristiche della pittura fiamminga con quelle della pittura bolognese. L'impianto compositivo della tela che vi presento, databile intorno al 1595, è molto affollato e tipicamente fiammingo, ma non risulta appesantito, in quanto è risolto a piani che scansionano il momento dell'adorazione dei magi, mentre la tenerezza e la delicatezza della Madonna e del Bambino sono decisamente di stile bolognese. La fuga prospettica in alto, con lo scorcio di paesaggio, rappresenta il lungo viaggio affrontato dai Re Magi per seguire la stella e raggiungere Betlemme. Ma il peso visivo dell'opera cade indubbiamente sul manto giallo del Re inginocchiato in primo piano, di un cromatismo caldo e piacevole assai caro all'autore, spesso ricorrente infatti nelle sue opere. Manto nel quale, dicevo, possiamo apprezzare la capacità di Calvert di rappresentare la leggerezza del broccato di seta. I calzari e la corona, posta a terra in segno di sottomissione e di omaggio alla Madonna e al Bambino, sono veri e propri gioielli, descritti con la precisione e l'accuratezza che connotano la sua pittura. Nella parte bassa, il dipinto è arricchito da uno straordinario brano di botanica, mentre sul tronco di colonna, dalla parte opposta, è incisa la sigla DCF, Denis Calvert Fecit.